compagno sono due sciacalli profanatori di topi e decidono quindi di recarsi in Iraq a caccia di un preziosissimo tesoro. E dopo essersi presi una stringata da un superiore, e dopo che la bomba, cioè volevo dire Tom Cruise, si è fatto ridurre brutalmente da una sua ex fiamma alla quale aveva rubato la mappa del tesoro, in pratica prima si è fottuto lei e poi si è fottuto la mappa, si continua a profanare allegramente gli ori, che però in questo caso sono più delle oscure prigioni. Con Tom attivo il meccanismo e quindi il sarcofago della stronzaccia viene consumato, e qui a strane visioni di trans egizio, ad esempio, il sarcofago maledetto viene quindi prelevato e portato via in aereo, e l'amico di Tom, che era stato morso da un raggio, da una specie di così il nostro eroe è costretto a farlo fuori, come se non bastasse una delle prime dell'aereo fa ciao ciao, e i nostri precipitano, la ragazza si salva col paracadute, ma Tom si schianta, si risveglia però il giorno dopo al ritorno, miracolosamente ancora di più. Pronta bella? Torna a casa. Si è svegliato qualcosa. Allora non c'è altro modo.
Sogni d'oro. Armi.